e cose improvvisate. Tutte cose improvvisate sono sempre saporite. E chi bella innamorata l'ha già avuta magrarita, senza quasi sapere come. Scasualmente, faccia a faccia. Sempre prima sapevo nome, mi trovava in dei bracci. Cara mia, ti voglio bene. Eppure io, che sta corrente che ci mette in dei vene, sta a cavurare il fuoco ardente. Io mi l'ho conosciuto, tu mi hai visto solo mo. Ma guardate, è sì caruto. Eppure io che ne sto. E sto passo, nato poco, che sti mani ci stringimmo, come all'acqua un coppo fuoco ci infuocammo, e poi volimmo. E chi sì? Non ne parlammo, non mi premero a sapere. Io chi so? Non ci pensammo, c'è sta sfizia, e viene a me. Ci ho dicimmo bocca a bocca, musso a musso, cuore a cuore. Che ne ha fatto chi ti tocca a Vicenzo Salvatore? Che mi preme e che mi importa se si brigi Don Giulio, se ha camisa a lungo corto, vai con la scarpa o con la scarpina. Io ti voglio e tu dimostri che sono io chi le cavò. E dicimmi ci abbracciate tutte quelle che sentimmo. Poi cacciammi con nutate. Ma per mo ci siamo sì. Hanno sorso l'acqua fresca circa la carta d'identità. Leva sede, ti rinfresci e si capisce qua dove va. Dice la gente, faccio solo, tu ci scarfo, ma chi sì? E nemmeno che figliolo sti parole sanno di. Tu mi scarfo e dai calore, ma consola la gioventù. E se io solo nasce e muore pure tu. Buonasera a tutti quanti, uomo non incroguattato e signore elegante. Stasera non vedete cose improvvisate, un coppo palcoscenico vedete la vita. La vita è tutti i giorni, la sofferenza della povera gente che ogni giorno sa da arrangiare per tirare innanzi. Ci stanno i buoni e i malamente. L'onesto, io che morristo come a mo. Vi presentiamo un atto unico al primo tempo via Toledo di notte, un altro atto unico la musica dei ciechi e altre cose che possono servire e contribuire a rendere più completa l'immagine di Raffaele Viviani. Buon divertimento. Facciamo una bella parte delle carte, tavoli attrezzati. Facciamo mangiare. Allora, perché se c'è il video da lì? Me calda e ti. Sempre a disposizione. Allora, stiamo a posto. Sempre. Fammi una bella sedia, ci fammi una bella cusarella di sole. Quando ci vediamo qua? Tre sotto, facciamo una cosa. Carte stanno qua. Oh, capatina! Caffè, sigaretta, annes, rum. È arrivato lì a Porto Coletto, io comando, ne? O capettina! Ma scu? Mi scopo. Ma... Ehi! Hai visto Ines? Chi è Ines? In agro? Nasa. No, dici Nasa. Dici un altro. Se allora si vede che si è fatto mo, che si è fatto. Voglio come sta di 30 centesimo. La catenata. Il Michele è mio io. Perché? Perché amore? Perché ad averlo tutto questo? No, ma pigli solo quei quattro che mi hanno tocca. No, ecco il personaggio in video però, Ma so, sì. Vai, Diavolo. Ci fa, chiaro. Vai,
Dammi una sigaretta. Una sigaretta? A servizio. Ma ne faccio il zitto, ma la testa. E ci da piano che era fresco, o caccia di San Francisco. O caccia di San Francisco? Sì, perché? Così. Truffa, raggino, aggressione e porto da Mabusi. Ma questo poco per resta. Ehi, ma non è, poi resta uno con Mabusi, un galantuomo con Mabusi. Bravo, e come sai chi sono qui? Ah, oh, ecco, quella lì ci quando ti punta. Ti pigli e vino, giusto, niente da fare. Ma a caffè non vuoi? Io poi, come dici che dai ci fatti? Niente. E tu mi offri un caffè, che ne sulla salute mi è rimasta che buona. Ho potuto pigliare. Ehi, ma su che fresco fatto, io. Ha fatto un certo cosa l'ultima settimana passata. Allora è sicuro che è fresco? No, è fresco, è fresco. Vabbè, e beh. Con me, quello poi qua. Va bene, fammi fare questo sacrificio, fa. Quando stiamo a punto? Tu riesci, è uno. amico, io. Allora, mi stai qua, là. Ma tengo che avere chi narici, o pozzaiola. Oi, e tu a che storia stai ancora qua? Quando ti arredi? E sono rimasto nato a fare le pizze, se ne vengo come mi arredi. Mi cocco con me, mi porto con me. Stai in magoscia. Anastasia. So a stasera, hanno un po' freddo di tempo in mia zavaglia. Ah. Sto ruota, una sorbottera, è bollente. Ma questo freddo è bollente. Questa non so pizza, sotto a coscella. Se ne venga, ma ne faccio gli andelli. Ah, e brioche! Addirittura. Ma so sempre pizze guerre, fatte prendere e se cadere. Aspetta io, c'ho una sera. Che passa! E passa, va! Che è in una poca! E quando mi chiami, passa una volta, sempre qua! Ui, ma quanto è bello che ha mangiato e non crede a chi ha da mangiare! Ma è pizza, ce ne può giù nessuno! E non è buono, se mangia ne rimane! Se mangia ne rimane! Visto? Ci ho fatto 4 punti, è 1, 2, 3, so 5! 5 a 10, senta a me, lascia famaro! Dammoci un po' di caffè, ma caro, è servito. È servito. Beh, no, prima che ci sta accadendo. Sì, sta accadendo. Adoro, non c'è male, po'. È fritto. Ma mi scoprire un sapore, però. Io dormo nella rinfaccia, guarda, e tu che si... Caro, tu devi assicurarci, ci teneva la bocca più si bella, ma anche io. Ma tu ti sei confuso, che se le vesti lo volete per su, ma che gliene va con poca carne? Che tu te ragazzi hai fatto? Te lo sto coraggio, te ne. Oi, sei accatarrato pure lo sisco. Che è in magoscia! Andiamo da moda, chi è tondella? Che è passo? È passo. Passate. Ne che è in mano poca. Già dove vieni? Giovino, voi c'è da fa fa? Io voglio fa fa. Beh, qua c'è giro di certi con nessuno e pizza, ma qua. Voi sfruculeo. Ma c'è, la città pure lì, e pizza non è buona. Non è buona, ma quando è di mano sei mai? E ti faccio. Troppo di mano. Nato mese, nato a guerra. Fanno pari secoli. Ti mangio due. E pizza, che stanno, chi ne è qua? Qui la capa mi ne ha conosciuto. I due pizzetti niente 3.000. Facette la trasformazione. A che erano sogno a formaggio a diventare in che cecionino. Mi è benito, è benito. E chi sei magnoio? Ma sta ringraziando ancora. O chiamare una soldato, io ho riformato sotto colpa. Aspetta, io vado, muoio lo stomaco. Ulio, papà. Ma che ci vedo fa? L'era la pizza, fa nulla. Bravo. Ulio, papà, ma tra commerciante c'è essere appiccicato. Questa azienda commerciante. Commerciante, si chiama commerciante. Sì, pazzi. La pizza è stata distrutta dagli avvenimenti dell'Europa. Sino a che storia si era imposta in tutto il mondo. Ah, guarda che da fa. Che le coppe
su chiudo sotto, e che lì sotto su chiudo qua. Ma che c'entra questo? Gli amatori della pizza sono scomparsi. Il cambio è salito e la pizza è scesa. Ma che ci c'entra mo? Io poco, ma rimma a me, ma la pizza da re è roba di magnone. Se fa la farina. E la farina a rove. A rove? All'est. No, in all'est. E la discesa della pizza è anche dovuta al fatto che è aumentata di prezzo. Prima con 2 soldi aveva una pizza da. Sentivo profumo. Ti consolavo, gine e zogno, pomarolo, ricotta. Ma invece pago una lira e mezza in assagnarella da. E se ci metto un naso vicino, caro terra fulminò. E la mia signora poi, per sempre la stessa cosa. Ah. E quando dico che tu vuoi cenare, quello se ne vede, fammi una bella pizza, una bella cazzone, un buttonato e mi ci metta in ovo, mozzarella, ricotta, pomarolo, soprassato e aspetta. Tu cazzone, o puoi avere, ma roba in di aspetta che voce. Ma tu vuoi dire che il caffè tu è ancora che le prime lavori? Proprio che lì è. Proprio che? Ti ottiene ancora qua? Ma come qualità però? Ma poi ci capiti, oh. State buono, perché è stato tutto sazio. State buono. Buonasera! Buonasera! Ma come si sono salutato sti caroni? No, sei pazzo! A Gesù su la partita! 3 punte, 1 batte, 2 scopi, 5, pari 10! Scendere io poi, dimmi che dai c'era, eh? Sì, una sigaretta, 2 caffè, 3 soldi. Non l'hai capito pure, oppure ripetere. Un caffè e 2 sigarette, 3 soldi. Un caffè? Ah. Tu che lo vuoi fare papà? Ecco, okay, dunque gratisci. Papà, comunque 3 soldi, ma non è te che tengo niente, non ho grata foto, papà. Ah. Come? E che le canaccia ritte a così, va bene. Anche da ceritto marenga e ma cagnò. Ma è un soldo che mago cagnò. Hai capito? Ah. O caffè, mochiamo caffè. Siete una cosa, e se avete visto passare qua una femmina che capilla in capo. No, però oggi vista uno, capa. Tu fosse di più. I palle Ines, una femmina alta. Una bella femmina. Ma io saccia Ines. Dallo fatto, mi spiega come è fatto, no? Come è fatto? Come che sto dicendo? Poi c'è Ines, non la conosco Ines. È alta, che i capelli lì, bello lungo fino a qua, oi. Ah. Hai visto? No. E perché mi dice prima, lui? Ah. Mi fa bene tutto il denaro, io. Vabbè, la capisca io, c'è sempre. Ah, vai a piscare, buona pesca, buona pesca. Scopa! 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 Ma dimmi questi qua! Non gioco più mo'! Alzate, è reverente, fammi una cullare, non faccio! Chiuso Monte Carlo! Cioè, ma avete come state a partire in fame? Nei miei stiamo vincendo, 10 a 1 kg, ma vinci la partita! Scendo che vabbè! Cose di pazza, proprio! Ah. È proprio urnato, se vedevo che appostiva vai! Scendo che quando è bello! Questo non voglio l'uomo, non muovevo, sono una carogna! Scendo che bello, posso sapere quando è bello! Ma ci fate 3 lire, ma ci vuole! Oh, questi giochi ne pesanti! Ma è meglio che non lo ma c'è tutto scato proprio stasera! Buonanotte! Vieni te! E 39 e ci mancano no, quattro. È inutile che insisti. Sul circolo non ci vado più. Ma come? Al baccarà il barone mi fa 11 battute di 9. Senti però, tu hai fatto male ad ingolfarti. Perché? Non dovevi andare a banco. Oh Gesù, io perdevo già 3.000 lire. 3.000. Ho tentato di rifarmi. Scusa. Dopo, dammelo qualche sigaretta. Mi raccomando. Che non siano come quelle di ieri sera. E che vuoi? Quelle erano 10 sproccole. 10 sproccole? Questa sono originale, vedi? Le hai prese tu? Fa lo stesso. Favorita, favorita. Mi sicuro che si ieri a mise. Ecco qua. Favorita. Ma il caffè non ne prendiamo? Un po' di caffè. Ma fai un lì. Vuoi il caffè? Vuoi un lì? Ma quale caffè?
Questo non è caffè. Ma che è? Questa è cicoria. Cicoria, una volta facevo la cicoria, mo faccio che castagni spazzoni. Vai a fare pure che fa solo, ma tra pochi anche lì. E poi faccio scuro, se metti tra pochi lì, fu mai. Gasama! Sì, sì. Tu fai quello spiritoso, tu vuoi? Fai lo spiritoso. Ma lì faccio la cicoria. Lo spiritoso fai. Ecco di qua, queste qui sono 2 lire, mi raccomando, dammi il resto. Ah, Rommè, uè, può cagnare 2 lire. 2 lire? E chi te passa? Mai posso tu, come può fare? Fa una cosa, viene un po' a Gramignano con tu. Ah, sì. Ma andiamo. Gramignano! Rusè! Rusè! 38 e 39, papà, è sempre 39. E che ci volete fare? Questa è la fortuna di noi altri giocatori. Chi ha conosce questo Pascazzone? Il grande per più 3 soldi. No, ha già perso una carta e mo si è sparato male. Siamo a breve, ah. 3 soldi. Salve buo. 3 soldi. 3 soldi. Io ho perduto 8.000 lire. Vabbè, 8.000 lire in più, 8.000 lire in meno. Oi, chi mamma? Nessuno. La ci chiamate io come fai a sentire io. È puzzata vecchia la cava manca. Gasto, hai visto quanto è bellella la gramigna? Ma è bellella, bellella. E sta piando in misura. Veramente graziosa. Oh, e che è tutta sta confidenza? Pulisci le salte faccia o no? Ah, ma vuoi che la ristrocazzi? Piano, piano, bambina mia. Non ho fatto solo per scherzo. Stavo scherzando. Stavate scherzando? E ho scherzo, facete che la sorella vostra. Io cosa passo? Solo perché stanotte mie zavie ne fanno tutto l'erba lo faccio. Ma... A mavere, 4, 8, rouge, 16 e 4 vino. Il cane è servito. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Io cosa passo? Guarda chi sto qua vicinando. Favorite il resto. Vediamoci questo resto. Prego. Gasto, hai fatto che la figura, gran mignà. Ma tu sai quello che ha già capito una cosa? Che capito? Io se mi debba ammogliare, ma già piglia una gran mignara. Ma tu hai visto? Ma tu hai visto che sentimenti di onestà? Onestà. Onestà. La gran mignara onestà. Eravamo 116 pazienti e facciamo l'occhio per il mezzo a noi esce il presidente e manca a fare l'apposta un occhio a scelta a me. Signori, il presidente. E Leopoldo, che non l'ha mai visto? Ti pare o no? È sempre una bella soddisfazione. Ehi. Come che? Ha buttato l'occhio per 116 pazienti e esce il presidente. Presidente dei ministri. E tu sai che mi ricattiene ancora? Ma ci mettono il cuore contro i malucci. Quando che innanzi a loro sarà la fortuna di te che no, è a far nulla. Dico tramontanelle sordecce, che sono ascese lì da un momento. Si modo messo un po' grave lì, se si è cavato, a citarria studiente. Ma stracco, a strutto, a nulla, morte fame. Sto vivendo come uccide, per sapere. Sarà tutto al contrario con le mamme. Sarà qua io con sto vivendo a cire a me. Vediamo se ci mette tra poco a qua, scarpa da qua, oi. Vabbè, la tengo in mano. Scarpa da qua, oi, ma te lo vai, io no? Che stai più freddo di me? E dici che vuoi scarpato il caffè? Intanto, ho delegato a tutte le guardie, vanno pigliando la gente di malavita. Ma la vita, capito? Così aglia. Ma quando va? Che invece a buona vita? Gente che magna, che aveva, con carrozze, triani, scampagnate, cacotte, eccetera, eccetera, eccetera. E questa malavita, malavita, no? La malavita vera, che è l'autentica, è quella che faccio questa miseria. Eppure, loro dà una soddisfazione che si portano in galera. E invece, niente, se andava. Non ride, Leopoldo, non ride, non so cosa ride. Che era veramente una bella combinazione, che era una bella combinazione.
E da pensare, come carcere, è sempre un bel impiego governativo che ti vanno a pigliare. Perché la dite, ciò, shock, butto via, fanno il trono, e ne vei asu, orient, o si dà quadriglie, e via discorrente. E quando è a roba, a stagione che fa chi lo cavo, hanno sempre dice, instevo frisco. Che la dite, o frisco stai su serie, con tutto che si chiama San Francisco. Ah, dalle pinte tu che stai a libertà. A libertà, a libertà, che stia a libertà. Ah, uè, quasi che bella libertà. La libertà. Mezzo chi c'ha la causa e la colpa. Io lo so, lo sapete. Chi è? La colpa hanno tutti l'assessore lo spazzamento. Bravo. Ha fatto a davanti le strade in Napoli, una galleria. Bravo. A rotuo tu, a qua, tu da là, tutto il giorno mezz'ora per mia savi. Bravo, e ove? E ove? Prima per Toledo, se trovavano mezz'ora che sta posta. Ma che niente più. Oh, e i milosi di oggi? Ma la vita economicamente, non sono terra, non li altri di più. Poi, con l'invenzione dei bocchini che mo' sono asciutti, chiste si fumano pure a cenere. Ah. Sì, sì, sì. Ma questo però ci dà l'occasione per un grande sciopero generale, a cui parteciperà tutta la categoria, con in testa il presidente. Ovvero. Leopoldo, io sono a mio carattere. Io ci sto in sciopero. Sono capace di girare 7-8 volte attorno a una mezz'ora. Niente, non dai. Fai pure, prova. Non dai, no. Prova, così sono. Ma poi è se... Ma che è? Là, là, leva, via, via, guarda, guarda là, guarda là. Guarda là, là, guarda, guarda, guarda là, oi. Là, là, là. E non pega lì. Arosto. No, 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 niente. È passato. Sì, è passato. Mamma sta parlando qua, che quella sta manina. Ecco, manca un po' solo. Oh, che bella posizione che ti ha pigliato. Diciamolo. Ah. È come se stesse dentro un caffè Cambrinus. Ma perché? Che ti manca? Che mi manca? Tutto che è canutte. Però la consumazione mia è a pagamento. Che invece è gratis. È gratis. Mi consumo VIP. Che hanno lasciato la porta aperta stasera. Là, là, guarda, guarda. Poi l'hanno, Ma io non vengo lì. Vieni, vieni pure, vieni pure. Ma lo sto. Vieni pure. No, 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 sarà passata, mezzo confuse. Ha passato la dopo? Sì, 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 mezzo confuse. Mezzo confuse. La confuse. È schiarenato di cuore una faccia, è come fosse che ha già fatto l'uomo. Una notte sale, può mercati alla galeria. Che è una pezza vecchia? Un naso. Sorta ciò, caccio lo paga a capo, quando ti sputo in faccia. Teneva una lanterna, si è studiato. Si è studiato. Voglio un magazzino, è buon sorriso. Me lo torno a casa e andare a cercare. Che lui non c'è, e mi seguo a me. E tu sei la fortuna sua. La fortuna sua. Guarda che va. Manica alla Maria Stuardo. Oramai si è capito. E io vado a terra che te ne arrodo in questo mondo male. Io faccio girare così, a così, a così. E si addestra qua, e poi gira così, a così, a così. Io aspetto qua. Giro un po' come una parte mia. Dove vado? Andiamo là, 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 vieni, là, vieni, 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 sta là, 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 vieni, 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 sta là. Ma sta là, ma da rompa capa. Hai ragione, Leopo, hai ragione, me lo va. Però, Leopo, scusami se ti ha girato un po' che comprensa. Dire l'onore io tu, e me lo va. Felicissima sera e santa notte. Oh, ma, 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 ma,
qua ci manca pure una pizza, qua, ma chi sa di stare? Ma che va... Uè, Lipo, salut! Uè! Apri un caffè, no? Uè, Margarita! Uè! Stoppo! Vai, po'! Ehi! Ha avuto c'è notizie, Tommasì? Tommasì? Io sai che so, c'è che chi l'ha direi, fa co-direttissima. Co-direttissima? Ah, no, co-direttissima. Ma è tanta mia, è direttissima non per. Sta facendo un po' che ritardo. Secondo me di pochi le pari hanno mandato 3 merci. Ma dimmi una cosa, perché ora stai? Perché ora stai? Che ne si può sapere, hanno crucifisso la regia da in una botica. Perché sono stai? Oh, uno può essere troppo cattolico il resto. Hai visto? Perché? Non c'è più religione. No, non c'è più religione. Hai ragione, non è. Ui, Margherita, buonasera. Ui, guarda qua, Inessa. Madonna, come stai lei? Così. Così. Non c'è male. Non c'è male? E tieni sto culo. Tu sei così bella, fresca. Tu mi vai alla Pasqua. Filippo, metti tu palito. Carita, ma me
metto un paletto, l'uomo che si mette un paletto. Quest'ora, mi dico a mezzo, che cosa fai? Vedete, la mia signora soffre un poco di asma. Sì. E faccio pigliare una poca aria. Appena la bronchita, signora, sì, sì. Io sono la sua signora! Zitto! Ehi! Tu lo sta zitto, no? Allora l'uomo vuoi dire una fa? Ti non ha spesi nulla! Le generalità! Rigiono, ma no! Come ti chiamo? Un momento, prima. Mi chiamo Filiberto Esposito. Guarda subito carta e penna. Filiberto Esposito. Filiberto. Detto simpatico. Come? Io ti ho già domandato, come ti chiami? Immagini. Filiberto Esposito. Ha scritto Filiberto Esposito. Detto simpatico. Donna, no, tu non puoi sapere se è un simpaticone, capito? No. Anni! Ma quanto anni ti? 25, 26. 26! 28, 29, 30! Io capo l'otto con questo! Se posso sapere quanto anni ti! Aspetta! Io saccio che tengo 2 anni mancando a Maddalena, che è la prima sora mia! La prima sora mia! 2 anni mancando! Ma che lo quanto anni te? Ecco, non sapevo! Ma mi sta facendo il ma lui! Aspetta! Quello teneva 15 anni quando si mette la casa. 15 anni? 15. Poi ha fatto 8 anni a vita. E sono 23. Poi è stato 4 anni incarcerato. E sono 27. E mo sono 4 anni che sta con un certo scupatore. E sono 32. E a me ha fatto 29. Ha fatto 29. Anni
29. E ci muovo sconto. Suo padre. Ah, fate voi. Fate voi, fate voi. Guarda, sono scritti. Padre ignoto. Padre ignoto. Non si chiama ignoto. E tua madre? La madre, io sì, la madre. Fu una martire, brava donna, morì in galera, pia donna. Zitta tu! A tua mamma la vaga proprio! Ma vieni qua, qua, devi stare! La rappresentanza! Guarda solo, signor! Ah, signor! È come madre ignota! La madre morì in galera! E che fammi ti sembrare? E poi senti, come cambi tu? Io faccio il piazzista. Fai il piazzista? E che cosa piazzi? Fammi io vino sul proprio. Sì, è bravo. La mia signora. Chiami sulla tua signora. Ma la mia signora può testimoniare. Dimmi un po' come sto fatto quello a me. Ancora. Tu dici di fare il piazzista, il rappresentante. Cosa rappresenti? Io quello che mi danno, io lo prendo e lo piazzo. Bravo. E stai con una casa grande, con una casa piccola, un'azienda, si può sapere come stai o no? Una casa piccola. Una casa piccola, bravo. Abiti. Amore. Abiti. Solo chi se non mi piace. Ma che sono, che fa un po', eh? Non stai a casa. All'largo delle baracche. All'largo delle baracche. Numero? Portella sola. Portella sola. Guarda, insomma, raccomando, domani mattina, prima cosa controllare questi danzi, se sono venga. Certamente. Questa è la pura e santa verità. Qui non parlare più. Va a parlare. Va bene. E allora però non mi hai risposto perché come stai qua? Come sto? Se avete ragione, non mi ho scordato. Ti tengo la libretta di sorveglianza. E tu dirà sorveglianza a che sono stai qua? Chi si vede sta madre buona? E non ti ha giù tronco, Oddio. Mi ha sbattuto che lo soffizzo e tanta fai di E allora? Ma però c'è pure, guarda, è pure con bollo, ma ha dato commissario. È permesso con il commissario, bravo, pure con la marca da bollo, Percusiscilo. Vediamo un po' se è pulito. Ma guarda, si un calando, ma bella te. Ma che stanno facendo l'opera qua? Un altro sul letto, dai! Non ti portate che ti sbatte, che non do sciupo in particolare tuo, ehi! Tutto a posto, ho trovato niente? Non tiene niente! È pulito? Sì, ha forma, lì non lo saggio! Ma non ti preoccupare! Questi sono i documenti, prego. Grazie, volete qualche altra cosa? No, niente. Per il momento siamo bene così. Però ci vedremo. In galera ci vedremo. Andiamo a guardare solo. Largo baracca, portella sola. Sì, domani mattina. Caffè, sigaretta, rum e Hannes. Non voglio un caffè. Anzi, dammi la sigaretta. Così a parlarmi questi 5 soldi, è un semplice. Prego. Tempato. Libo, vedi se si sorde. Qui, Margherita. Uè, e tu che fai? Su da carcerò? A poco c'è sciuto. Aspetta un momento, fammi dare un momento si sorda. Non ti preoccupare, aspetta. Come ti preoccupare? Già va a chiesto. Uvava nata a voto, ma metti a contamento, preoccupare. Ah, sì? Siamo a pace. Sono benissimo.
stammi in pace. Senti un po', ma che lì? Ines, sai cocco? Uè, nadamo tu che stai Ines? No, tu ma che stai Ines? Te lo raga. Che è la cosa mi sa fa amore con Filiberto? Filiberto. Filiberto. Ma chi stai nome che sa Fili e Busco? Ah, sa Busco non ha poco, chi ti sa già dice una cosa. La che sa messo con questo Filiberto, Ines ha cagnato un 100%. E che là non è festa che se lo fa scappare. Perciò, vedi che è che ti è fa e non ti compromettere. Non ti preoccupare, tu mi trovi perché c'è già parlato. No, non la trovo perché tu mi hai sciuto la carcerata e non ti la compromettere. Gente, magari tu mi conosci buono, non è nata ancora l'uomo che è capace di squalificarmi a tu masina, ma tu? E quindi tu mi trovi, quindi come mi ha fatto? Da c'è tu, è che è andato. E non lo faccio, vedi come mi ha fatto. Ma capire un po' per partare la fa. Perché si altro mettiamo. Ma non ti compromettere però. Non ti preoccupare, che non mi compromette. Ma compromette. E' madro, mi c'è c'è parlato con tu faccio? C'è parlato. Ah! Come si? Finalmente! Che piacere! Vi posso offrire una tazza di caffè? Grazie! Non vi mettete in cerimonia? È volete una presa d'anni, ciò! Vieni una poco, vieni! Non facete complimenti! Poi riuscite a cagnare di soldi a manca ma poco! L'anno se... L'anno mi riscaldo. Ah, vi riscaldo l'anno. E allora un pacchetto di sigarette. No, niente, grazie. Niente, grazie. Grazie di tutto. Non ne sarò. Ma nessuno può. Ma decide che non ne sarò. Veniate. Ma ne va. Sì, è meglio che se ne va. Sì. State per buono. State per buono, io posso, state per buono. Sì. Non mi fa piacere, mi ha fatto veramente piacere che ti sei trovato in altro campo. Però, ti raccomando, un quartiere, non gli dicendo che mi ha licenziato. Non sa, se no, ti ha già sfuggito. È per dignità. E fa già prova. Sai che carcere è cattivo. Non da sciupare la libertà. Non ti preoccupare la libertà di pensieri, capito? I mobili mi troveranno innamorato e che ci mette? Tengo una cinquantina e me ne riserva. E ognuno è loro. Ognuno è loro che facesse a sé. Solo per stare a fianco a me. Che ci fa? Sono troppo bello. Sa, però... Non può fare voi. Una sa. E fatti, se ancora qua. Però tu gli dici una cosa. Un fazzoletto di seta. Ma tu. Non può fare sta tre linee. Lo so, un signore non fa queste cose. Vediamo, non si fa tornare. E sì, mi picchi. Ecco qua. Grazie, sei che te è tutto per lui. Lo torno pure sei ferrette. E a bottiglie per la te. Mamma, non saggio, spada brutta, che puoi fa. Vediamo che tu facetti, non mi posso rumare. Cacci, papà, che hai capito? E basta. Sì. Avrete tutto? Sta bene. Però non è detto che Tommasino mi donare questa offesa che mi hai fatto, sa zucco. Perché io non voglio zucco, hai capito? Tutta zucco! Tu mi stai facendo la uscellona perché mi hai trovata sola. Ma se ci stesse qua Filiberto mia, tu non parlerai così. Ma chi è sto Filiberto? Mi muovo a casa, mi abbro vinga e torno, poverei Filiberto. Vieni in mezzo all'aria in baracca, ma così vanno. Non ci vogliamo, non ci vado con questo. E poi? Parlo con te. Parlo per complicare con Sollina, capito? È per una statua di calibato. Te! Poi ti faccio vedere chi è Filiberto. Gli parlo con chi va chi? Filiberto, e chi è tu Filiberto? Allegramente! Filippo è allegramente! È asciuto Tommasino la carcerata! È asciuto la carcerata Tommasino! È asciuto la carcerata come andiamo in ospedale! Allegramente! Che sta? Io ho incontrato il mio avvocato e sai che mi ha detto? Che sono un proposto per l'ammonizione! Ma tu capisci? L'ammonizione! Non ti dico fra 4-5 anni a me mi hanno domicilio 4, che carriera! Ma Ricchino, tu ti dà la sorveglianza, Filippo, che ne avevi fatto l'ammonizione?
Ma allora tu non capisci niente. La l'ammonizione è la conferma ufficiale della tenibilità dell'individuo. Oh, hai fatto buono! È come se fosse una licenza tecnica, capito? Allora sei un fatto tecnico, ci vuoi? Muovono gli amici per festeggiare la mia promozione, oh, capito? No? Allora c'è che pure a Margherita! Bravo, chiama tutto qua! Margherita! No, ma festeggiamo, Ma festeggiamo, sì. Vabbè, sigarette, ma vengono gli amici, e dobbiamo festeggiare la mia promozione all'ammonizione, capito? Ai piccoli, buonanotte, Filiberto! Caido, come sta? Buono. Sei stato incarcerato in diastudio? Tre anni, ma ci fai. Tre anni? E come ti hanno trattato? Ma è stato buono. Ma vi presento, io ti presento la mia signora. E poi ci sta pure Affuntino Cagaglia, Margherita. La conosco, una mia debolezza. Veramente, veramente stanotte si è adunato il fior fior del sesso debole. Grazie. E il fior 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 del sesso forte. L'onore è il lavoro. Tommasini, signori della corte. Tommasino Greggio! Vieni qui! La Davina Lezzi! Ma che come Davina Lezzi? Ma che fa succedere? Ma che sta? Mi sa da scendere un po'! Che sa da scendere? Che sta? Niente! Che cazzo? Voi vi conoscete? Non ho questo destino! Filiberto Esposito, Tommasino o milionario? Ma della ricciotta sorte. Tanto lieto. Lieto quando sono io più di loro. È un proposto di fresco per l'ammonizione. Sì. Mi fa piacere per questa promozione, se permettono i signori. Volesso fare gli onori di casa. Non mi incomodate. Per carità, signor Filiberto, è dovere. Leopo! Leopo! Caffè per tutti! Caffè per tutti! Caffè per tutti! Ha visto che persona è gentile. Filippo, hai visto? È Tommasino. È Tommasino. È isso. Va. Ma che non mi incomodate, per me niente caffè. Allora, niente per nessuno. Assa famero. Io poco fa vi ho offerto il caffè. Non l'avete voluto. Dico. Perché? Inesso. È una cosa. Dice, io vi ho offerto il caffè, voi non l'avete voluto. Perché? Tu che dici? Va! A me un caffè mi fanno venire in erba. E sta bene. Sei stato un poco debole comunque. Perfetto, io non mi provo. Ma da provoca e poi signori miei, l'incidente è chiuso. Qua non c'è stato nessun incidente. Siamo a vostra disposizione qua. Non mi incomodate. Perché? Con piacere. Dite. Io. Dito prima voi. Dite lei. Dite tu, eh? Che
Dico prima lei. No, ti chiedo io. Io sono abituato a dire dopo che hanno detto. Io ho fatto sempre dire e poi ho detto. Allora dite. Dite. Tu te ne ridarci. E manca, vabbè. E allora non vale niente. A vista, a giumortificare. Assai, bravo. Come ti sono parita. Mi fate schifo, Filippo. Ma fino non mi ha provocato, ma ti ha provocato. E poi? Allora, finito. E poi? Sì, ma provoca, vedi. Sì, sì, sì. L'incidente è chiuso, allora. Come chiuso? Nessun incidente. Io sto sempre a disposizione. Non vi incomodate. Qualsiasi cosa che volete. Non mi fate provare. Sì, ma provoca, venga. Alfonsi, vieni qua. Che volete? Ma provocato. No, 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 signore. Ha visto? Non mi ha provocato. Sì, Filippo! Ui, ui, casto, brusso, brusso, non va, 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 va. Margherita, facciamoci stuazze. Mi volete offrire questo ballo? A Filippetto! A Filippetto! E manda a Filippetto, ci vedi d'accordo! Uè, Tommasino, hai tirato un uva in niente! Sì. Ma mi ha provocato! Ecco! Chi l'è? Ha voluto ballare con mica? Senza cercò per me. Ehi, ferma sta muzzi. Ferma muzzi. Amica. Acci. Una preghi. Prega, ma chiesa. Quando c'ero 48. Dite, parlo. Non per fare un garbo a questi amici miei che sono uomini di galera. Oh. Dopo di voi. Io ho fatto 7 anni di carcere. Per questo, se voi siete franco, sono franco anch'io. Tutti e due rappresentiamo due franco. Pure me, pure me. La quale? Ehi. Mi fanno... Mi obbliga a dirvi una cosa. E voi? Mi avete commesso un'indelicatezza di una gravidanza enorme. E perciò io mi scazzo! Presenta la mia ditta e io mi scazzavo! Rossata, facciamo vedere che è capace fa su stomaco! Ma io non mi posso accendere, no, io non tengo rivolta! Siamo prima tempo! Io mi scazzavo! No, 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 no! Mi scazzavo! E lascia! E qua! 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 Ma che sono i peschi?
caffè, sigaretta. Vediamo, vediamo un po' che ci sta qua. Sì, vediamo, vediamo. Rum. Vediamo. Hannese. Vediamo. Un po' di peruso, un po' di peruso. Hannese. Il giocattolino. Rum. Un altro giocattolino. Bello. Va buono, va buono. Ah, guarda su. Ancora là. Insomma, sai una cosa. Questo sei un arsenale. Ma sai che facci? Questi non sono mie. No, 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 lo dico buono. Io. Guarda so, in galera. Andiamo in galera, questa è in galera. In galera, in galera, in galera. Ma si può su altro, mamma. Signora, sono l'esercizio delle mie funzioni. Vado, vada. Per il buonasera. Buonasera, non mi vedo. Buonasera. Sto comigliando un po' orario, voi che dite? Fate bene, fate bene. Faccio bene, faccio bene. Venite con me, venite con me. Venite con me. Venite con me. Ruote, malato. Venite con me, venite con me. Non lo vincere. Tengono un brutto pubblico in d'orecchie, sono vittorelli e si marraglia, mi scaglio da vita un vittorucchie, scorzie e panucchie. Ma mannaggia di te, si che mi va a combinare questa mia che non va a combinare. Buongiorno, Don Raffè. Buongiorno, nonno zio. Oh, caro Don Raffaele mio, l'affare è serio. Gesù, che guai resort managent. Persona riguardevo, mondo dei pavamenti. Ti sento io e nai sigger, passato in altri giorni. Che tu e pianti è inutile, chi ormai anda verso scuorno. Quando non tiene l'uomo che va, ven, son buone e si fa papà. Che sta professione non ti può esercitare. L'uomo c'è stessa, è bella, buon rispetto e ronze a ca. Isso mi ha fatto effetto, pomo di camminare. Poi se sape accungiare, poi stile a ragionare. Ah, quanto è bello! Guardate, Don Raffè, non è che è bella, perché non si può dire che è bella. Però è bello! Ma è bello, non è bello? Non è che è bello, però mi piace, ecco. E a me non me ne vuole. È venuta a carestire WAP, a peste l'uomo una malandrina. La canta fa su giù, ma ci avevi fatto questo? Buongiorno, vi osservo, come andate? Ma stavo c'è a trubottare una cucagna. No, mai, è così, non posso fare niente. Una presa d'annicio, annicio. Brave! Un annicio, subito vengo. Da un legname non sono più giuttatore, ho massaggiato e lascia salire. E non so giù, mannaggia libertà, scorze, scorze e fruggia, tengo un brutto pollice rindarecchia, non mi ritorni una cimarraccia, e scarica di canto, forse frutta. Non mi ami, io la do, mi trapazza, mi snobba, la carogna mi snobba, mi tratta come fosse non mi bagni,
prometto sempre non manterà mai. Ma non capisci che è così mi guaia, come lo sai che per rispetto e l'omertà questa bella faccia ha già spricciato sul sé. Allungate maestra, allungate sul sé. Basta, e sharap si è arrivato a piazza su mese ship. O per la coppa già mettono un palmo e un siretto e sparatrap. E se sharap si andiamo a fare di vapp e pure la carestia come la malandrina, non capite? C'è su così pazzo quello è stato capace di cambiarmi la fisionomia. Io devo avere bellezza una scigna. Ti dà ridere. Ridere. E quando passi il ciao per il dico, dicevo no, che femmina così e scemano, e te faccia. Sì, te faccia. Giovino, un momento, aspettate. Fatemi ammirare, fatemi guardare. Ehi. E che sto? Voi non facete pagliacci che abbiate sparato, Ma voi siete bello assai, ma fatevi ammirare, giovane, un momento, ascoltate, non corrita. Wow, che magnificenza, ma siete bello assai. E dal giovane. Ma si vuoi? Ma poi ci capite, ci spara a coccolù stasera. Femmina bello sempre la Ajuro da pisa sugazu, é por isso que eu sou evasiona, mas não conheço caridade. E vou saber uma coisa, mas está bela, não vai pra pisa. Ei! Brunê, Brunê, maestro na bota, vai! E garota, manca pra dentro de uma carcerada, ma si dice come una nata vota, ma sempre un interesse non da una, capisci, corse da una, tu sai che vedo, che vedo. Se non facciamo pace nata vota, con quell'uscio mio mano che cata, e ti pongo avanza, amore, ad indiaretto, silenzio! I feti! Annacciare quello che mo se n'è andato i è un po' toccato con le chiocche. Ma che voleva lui? Niente. È nu patuto che ronze e spandaghea. Ah, ma non è il vostro amante? Il mio amante! No! Morire! Oh, l'amante mio ha da essere un malandrino vero! Ah! No, non va pazzeccato che ha sputazzo! I mangio po'! I vado a scianna la linea accendo cantare e mi mettevo con un fiammifero. No. Io vado a scianna grossa perché i picciorilli non mi fanno mossa. E i picciorilli non mi fanno mossa. Ma tu hai visto che guai stiamo combinando? Che la tappa come va a te? Ehi, e ti è venuto a bo? Che mi potevo venire peggio. Ehi. Ma ti pare possibile che donna Annunziata si metteva con un uffo di cartone con macchina? No, esatto. Chi le tutte gli amanti erano annunziati? Tutta gente che lei. O primo innamorato chiamava una cane di prese. Perché quando si appiccicava, senza armi si appiccicava. Ammorso! In danno appiccica, si mangiava i due orecchi, tre prete, nu mussa e due nose. E creano Annibale. Ehi, ma lo sta prestando certo un giornalino. Non mi chiedono cuore, fegato e cervello. Ah, e nessun crocchetto? E ha piato per lo sticcerino. E stanno tutte si cose. E no, se mangia per fresco. Se chi sta rimasto l'anno si chiama bene. Signori, è tutto pronto. La nave fra poco parte, dovremmo affrettarci.
Vincenzi, la cabina è preparata? Sì, signore. I cavalli, le vetture, la Fiat? Tutto nella stiva. Sono sicure? Sicurissime. E porta su, porta su. Eccoci qua, mia bella Zazà. Te lo promisi e ti ci porto in Argentina. Io penso già, giungendo là, come la vita più bella e dolce ci sembrerà. Il tuo Sasà tutto farà per vedere contenta la sua gattina. E la Zazà compenserà con forti abbracci e baci densi di volontà. E quando mi piace? Oh, a te lo era mente, chi sto era paura. Su, su. Gianduiotto. Bombo. Maranga a sé. E lo battava sticcerino. Vicenzino. Comandi. Vicenzino. Comandi. Vicenzi. Comandi. Niente. Ecco la chiamata. Ah, Vicenzino, tutto in ordine? Tutto in ordine. La servitù tutto a bordo? Tutto a bordo. Vicenzino? Comandi. Un passo avanti. Marsh! Ma che hanno fatto le istruzioni? Vincenzi, mi raccomando la cagnetta che ha un po' di tosse. Ah, falle un po' di gargarismi. Sì, 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 e mi sembra anche che sia leggermente accalorata. Mettile un termometro sotto la coda. E preoccupati pure del pappagallo che sta un po' giù di voce. Qui, fallo cantare un tono sotto, eh. Ma Greta, ma no, è caruso, è caruso. Ah, e porta a passeggiare i miei cani da caccia. Passando da Caflish, fagli prendere delle paste. Ehi, e una presa di vermut. Sì, delle paste. Signor sì. E quando porti la mia scimmietta in giardino, falla sedere sempre su un guancialino di piume. Se no, fa il callo dietro. Come se quella non lo venisse già. Scusami il stomaco. Signor sì. E di tutto ciò mi terrai giornalmente informato con un marconigramma. Oh, fanno comunicato ufficiale, per cambiare. Vicenzino? Comandi. Sparisci. Ma che comandi? Sei contenta? Giù. Bombo! Catapash! Oh, Madiv! Oh, mia Zazà, ora si andrà a tavola d'otto. E a dormire nella cabina. Perché si dormirà? Ma chi lo sa? Se il mare è calmo, tutta la notte si veglierà. Col mio Sasà si viaggerà. E girando il mondo la mia piccina due passi farà. Si tornerà quando si avrà nostalgia di rivedere questa città, mio Sasà. Oh, Vicenzino? Comandi. Ritirati. Giù, andiamo. Oh, andiamo. Andiamo, andiamo. Oh, allora. Allora, guarda questa cosa. Ma voi lo sapete tutti e due, ci sono due mascalzoni, tutti e due. Ah, andate bene, a chi mi sapi, giù, giù, bombo, dono chi ho, bombo. La spingola. Ma vi ha da pazzare all'aria questo. Lo spingola. Boh. Ti ha permesso? Anzi, ehi. Io penso. Io sento dici una cosa e vado a già ricci. Io sono Don Gennari. Con questa tiella stretta a quadrigetti. A scarpetta verde prata e un cappelluccio in coppe vitre. Ehi, tanto che mi fai male. Sì, te non dice raga no. Che faccio? Ah, certo a questi po'. Che a me mai nessuna femmina mi ha resistita. Sì, ma voglio asciugare le prese sirve. Quando amore ci si mette, quando è tatto guarda, chi su coro si sentette una pugnuta. E che sarà? E sarà nata a fetta.
Non sia mai, non mi voglio indossare. Oggi l'uomo va massai. Chi mo fa fa? Passai da un cennarino con bastatiella stretta a quadriti, con una mazza in coppo raccia, tutta ciaccusa e verde con macchì. Tirai uno schiaffo, ma senza un pochino. Pensai, chi è l'uomo che fa per me? Non ce n'hai la spilla e sacca? La spilla! E la spilla e spartezza. Azza, l'ha giurato pure affezionato. Oh, mannaggia, chi è nato? Chi ti ha allattato e chi ti ha allattato? E con quello che ci ha passato? Mo dispenso qualche sordo, serva prebbe a nubiltà. Giannarina, o mi lord, ma sa sapa fa papà. A controllo, fa rubascia. Mentre io chi sto a guardare. Poi scendimmo a parte vascia, a passeggiare. Ah, e a fianco a Gennarino, che ha portato questi tre da quadriglie, mi pare una regina. E accendo, guarda essa e guarda pure a me. Sì, non sia mai con un uomo non passa. Ok, Giannarina sanguai a ria per te, scassassa la faccia pure sola. Ah, così è bello quando un uomo ti saprà ogni genere soddisfazione. E mo esce qua, che quando stai sotto raccia mi è come se stessi sotto raccia la reggia nava d'andalighieri. Andiamo c'è a passeggiare, andiamo c'è. Ospicaro! Ospicaro, eccomi qua! Ospiche cozze! Taratuf, vongo, vasulà! Gente, già esci! Diamo che mi sono un bacio! Ospiche cozze! Sono non spingi, non bevi! Ferdinaro va, aspetta! Cosa fa? Dove sta? Come t'ha visto? Assassare, come una già visto? Sussata. Ma si c'è? Cammina. Caro vai, sta d'accordo. Ma raggia lì. Non te ne... Maestri, ya, come già, mia. Siamo pronti? Ya, su sì. Voglio, forza. La musica, signori, la musica dei ciechi, signori, la musica dei ciechi, signori, la musica, signore, la musica, no. La musica dei ciechi. Tutta che spicci. La musica, signori, la musica dei ciechi. Quanti ci va? Tutto quanto, quattro persone con un occhio solo, come io. Quindi infatti non avevo una vista bene. Perciò sto un cacca. Oh, voi perché sei stato qua? Chiaro, per pigliare i soldi e per compagnare a casa quando mi ha fornito su, no? Ma ci hai capito. E come fanno a prendersi coprire il cittadino al ruolo buono, no? Come fanno a prendersi? A ruolo? Ma tu non sta zitto? Sono così. E come fanno a prendere due soldi che raccoglie poi te metti in tasca? Loro te ne sanno. Ma lo forniamo, ma sono soldi scucciato. Tenite, Giovino. Grazie. Uè, 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 guarda che sono due soldi, oi! Ecco, da quanto si aprono? Mi sfrugolei, Tutti i santi giornali. Fino a quando non mancazza è poverino. Io so che vuoi, cioè, faccio le buone a chi? Ma come voi siete due? Ci chiedono solo gli enna, ci vedono tutti e quattro. Ma non è un buon soldo, cioè. Anzi, se ne faccio qualche giorno e chissà. Trovo un pace, ti spezzo e coscia, Dio. Ma vuoi ferniano? Qui non stanno a corta, che stanno mi sentono. Chi lo soldo scucciato? Guarda si aprono. La musica, signori, la musica dei ciechi, signori, la musica. Peccato, si cristiani, pregiugato. Signori, la musica, prego, la musica dei ciechi, grazie.
La musica dei cieli, signor, la musica. Oh, ma lo so, 18 sordo, eh! La musica. Chi sa non è lui? Ma vuoi fornire, oh. Ma vuoi fornire? Spagnolo, ferma. Guarda la porta. Annalfo, ma che sta? È lo solito scucciatore ogni sera. Lo stricare, ma chi lo pazzesco? Ma qua pazzesco, faccio vero, pazzesco. Io non sapete che sono di casa. Guarda, ma ho sentito, no? Annalfo, chi lo sa che voi va pigliato? E si spezzea, voi sfrugoliamo. Uè, adesso 18 sordi, no? Voi ha già puntato a uno a uno. Ha già puntato a l'esattore. Toto, e chi lo era sapiti. Ui, chi va pigliato e chi ci trova in sfizia, da capito? Lui rimane a sera, gli ha manato a parte. Mi diceva, tu hai tumulato la capizia. Ma tu, a magari lui, che lo dire, non sai, allora poi gli ha fatto no. E invece è sfruttato. Pardino. Ma lui perché non imbaccasse una samba a Santa Lucia? Per ringraziare la santa, Totò, che le sue arti ha visto e lui. E non manca niente facile. Ma chi il problema è che a mostra ha chiuso pure un cantante, chi ormai stava a caco, cosa faceva, che appava gente, ma come facevamo? Onna il fuoco. Ma voi una volta non cantavo, faceteci sentire qualcosa, i passanti sono abituati. Ils si fermano, è nel vostro interesse. Un daretto, Ferdinando, un daretto, un orbo, ricordai, sto fuori esercizio. Oi, hanno sparato pure il botto, non faccio parlare. No, un daretto, non cantiamo, io sparo tutto cosa. E che ci vuole far sentire, qualcosa? Ma come faccio a far sentire un repertorio mio Massimo, se mi viene a bordo, a rasare. Ah, e facciamo a rasare. Sempre qualcuno si ferma e qualcosa è chiappato. Voglio re maggiore, forza. Ma capite? Vigliela re, vigliela là, va. I tenga che sono nata, non vizio con sassaia, non lascio verso mai, ma trovalo perché. Ma è sempre piaciuta di stare in allegria, mia malinconia, non saggio che robe. Sarà un divento rosso che sto qua, o tenga un po' mozzi giù l'uva. Onorfo, si è fermato qualcuno? Nessuno. E facciamo la seconda parte, vai forza! I rida si unigiagna, si sono risparata, si non ha già mangiata, i rida con ma che, ma pare cara renna, ogni tormenta passa, e tutto ciò si ingrassa, e così va e va. Sarà un divento rosso di stucca, o tenga un po' pozzi giù l'uva. Onofo, tu sei cercato e sei pure stimato. Eri terre hai a video. Onofo, si è fermato con Cruz. No, che le tre persone mi hanno sentito che andassero in aiuto. E volessimo fare la terza parte? Non da amaretto. Aspettate. Ma va a finire! Oh! Ma va a finire! Ha trovato la quarta parte! E no, io che c'è mi qua! Uè, faceteci fare! Noi stiamo a capo buscando poche pane! Ma che però chi lo sfrutta così? Ma quello non ci sfrutta! Chi le sciapava? Che ci sfrutta? Noi abbiamo un tanto fisso! Noi siamo tutti fissi, tutti quanti! Noi siamo... Lui per noi è come un impresario! Noi siamo scritturati! Siamo stipendiati! Chi lo papà? E quando però? Facete un a seconda dell'abilità. Oh.
Io, per esempio, piglio 3 lire al giorno. 3 lire, bravo. O con la Rinca che sta vicino a me, sì, sì. 2 lire e mezzo. 2 lire e mezzo, sai perché? Perché dici che io sei più intelligente. Oh, vero. E se non eri più intelligente e più bravo di te, non pigliavo mai salire più. Ma guapani, io se non fossi via che sto coso non sono ancora. Ma virarai, virarai. Questo va a virarai, tu, virarai. Si voleva rosiva, non stavo qua, ma da fa sempre trascendere. E tu dici che sei più intelligente. Ma perché non mettete per contro di vostro? Facete così. Per contro di vostro? Per contro di vostro, E chi ci viene a crepegliare? Chi ci viene a accompagnare? Chi piglia i soldi? Ostrica, sì. Ci va uno che è vero, uno che sta con tanto occhi aperti, che piglia la gente per vinto, ha capito? Se no, la gente, vero, si ferma, sente e se ne va senza cacciatini. Noi avevamo messo 3 o 4 che esigevano per conto nostro, eh? Ostrica, sì. Chi le esigeva per conto loro? E noi veramente non faremo niente. Meglio quel poco e sicuro. E così siamo sicuri che quando è scuro notte. E come fai a pregare che è scuro notte? Lo stompo, quando lo stompo che si fa sentire, vuol dire che è scurato notte. Ah, vero, però per chi la così si fa una bella zuppa, quella buona. Che ci può fare nella terra dei ciechi, ostrica, beati chi c'ha un occhio solo. Chi la sentiva istrici che ce ne fu? Ce ne fu? Ma facetemi un favore, ce ne fu! Ma ce ne fu una buona pista! Ma chi c'è il telefono? Chi c'è il telefono? Quello è un volgare speculatore, capito, ostrica? È un volgare speculatore. Secondo te, se non trovava il suo tornaconto, pagava noi. Ostrica, quello si chiama calcolo, hai capito? Patarisce una cosa, una confidenza. Se affittai a moglie, fa 300 lire al mese. Perché no? Perché non lucca che chi le te possa Ostrica, se essa veniva donna Alfonso, è avvisata, ma capito? Per 300 lire al mese, capite? Facevo vita a moglie, e la amica la moglie. Questo per dirvi che corna tenevo quella che fedendone regalata, capite? Che stai dicendo? Che? Hai scordato? Io non mi ricordo. Ma non si ricorda. Sei scordato, Si affittava la moglie per 300 lire al mese e faceva una vita unita. Non ti ricordi il giorno? Ma io parlavo romestre Carlo Panariello, capito? O quello stai vicino a me ha sentito tutto cosa. Hai da giritto nel lupaga che li devo sentire. Tu dire su, solo, dire. Ah, mannaggia, mannaggia. Come si sta a fare? Che volete fare? Ferdina? Chi è? Ferdina, chi è? È arrivato sta carta, guarda qua. Con me, guarda. Che dice, che dice? È una citazione del padrone di casa. Una citazione del padrone di casa? Perché? Perché? Chi l'avanza 3 masate va trovando 45 lire. Ma io un mese passato non ti ho detto e 15 lire per papà. E che lì 15 lire mi servette. Io stavo senza mutande. No colpe mie di che veniva senza mutande. Chi l'ha tu mese? Io pure ti ho detto e 15 lire. In avanzata porta al ritratto. E che lì 15 lire pure ti servette. Pure mi servette. Stevano! 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 La venere di Milo! Mannaggia chi mi cercava e mi sposa a te! Chi ti cercava? Ferdina, ma tu eri già cercato! Se c'è essa vista, non passava sto aia! Ferdina! Ma che è venuto moglie? Moglie, ma! Ecco! Che adesso, uai, Totò, uai! Ogni volta che viene moglie mi porta una pastella! Ma che è la pastella? Una piccola peste! Ferdino, ma come è una moglie? E chi lo so? E senti a esso, dice che è una bella femmina. Ferdino, ma dimmi una cosa, tu come la conoscete? Come la conoscete? Io stai venendo sotto a un trauma. Esso stava, mi è una folla che si è formata intorno a me. Pure il, dicevo, pure il, e ci cadi o lasciano su.
e mi volete accompagnare in un caffè di frutta per farmi un bicchiere d'acqua. Hai capito? Ah, poi mi ha detto che facete pure un bicchiere anni, perché voglio... Si facete bravo. Io mi sono paura, so, hai capito? Oh, dramma, grosso. Poi mi volle accompagnare a casa, strada facendo, io contavo i guai miei, esso mi contava i guai suoi. Mettete insieme i guai miei e i guai suoi, e facete guai, hai capito? Essa è rimasta vedova da 20 anni. Io pure stavo sole e avevo bisogno di un po' di compagnia. E un mese dopo celebrammo le nozze. Ah, auguri, auguri! Voglio facendomi pure una bella festicciola. Essa si mettette la veste bruccata. Oh, si mettette lo stile truccato. E io mi mettete sto frac che mi vede in gola e sto cappelluccio tuo sto. Un frac che ti vede in gola, come vuoi che sia? Oh! Invitarmi pure il maestro Carlo Panariello. Chi è? Uscenginato? Buono! E poi ci facettimo pure fotografie. Come è venuto, eh? Rimane il portabrigo, lo saci come è venuto. Fammi un giorino, fammi appicciare sto sigaro. E lo hai, non mi fo, è già passato lo hai. Tengo lo hai in da casa. Io ha già buccato, io ha già spugliato, io ha già lavato. A lavavo? Ha già vestito pure. Pensate che ieri sera per si spugliare su vizio. Se lo hai, invece di mandare un coppa, se ci stava la finestra aperta e mandare abbasso un balcone. E quando uno ha perso una cosa, ma ricito per me, ma uno con me c'è in da casa. È passato qua. Che buffo. Ma mi appicciava pure a me, fa. Tieni. Moglie, dove stai? Sto qui, sto qui. Ferdinando, sto parlando un momento con Don Alfonso. Sto qui, non ti preoccupare. Toto! Ehi! Ma tu dove stai fumando tu, sicuro mio? Chi non è? E ti senti su qua? E non è? Chiedi! A dove stai? Da qua, oi! Ah. Oh, mannaggia miseria, chi che ti possono cercare! Che ma come? Morai tutto a controllo, mi stai a bruciare no? E chi ha visto che stai tutto a controllo? Ma mo che carta è? La citazione del padrone casi, perché sto sono venuto qua? Mi ha firmato 45 lire, non al fuoco, 45 lire, tre pesati. E che ti dai? Arrivi. E che ne sa? E va buia, mo dei donghi. E poi mi faccio una tanta altra. Grazie, grazie, non al fuoco, grazie. Se non facete una cosa, non faceva brecca, ya? Perché isso deve dire? Ma chi è marito mi ha cercato, come va bene? E lui? Nostri caro marito, s'ambiccia sempre dei fatti là, sta sempre a guardare. Hai ragione, chi non si è mai fatto su, fa così, io mi avanzo tu palazzo e le iri in petto, ti aspetta là. Vabbè, vabbè, vengo subito, vengo subito. Mi raccomando. Ferdinand! Che? Ti vado un momento a pigliare il pane, subito vengo, io vengo subito subito. Non fa tardi, capito? Non fa tardi. Professore, professore, ma dire che uomo sei giù, chi chiamo? Gli era vostro? E come ti pare, come ti pare? Come mi pare? Ha rapito lui! Come ti pare, mogliere, ma sì, non c'è male, non c'è male. Mogliere, ma non c'è male, hai capito? Chi t'ha detto? Lo stricare, lo stricare. È stato cavo i tre ore a parlarci con l'impresario, su. Ha detto, visto che ha fatto, si è pigliato e si è buttato un mondo via, tutto palazzo. Venite, venite, venite. E come me? Aspetta, chi ne può sfruttare tu? Hai cappato una mogliere che fai il coro, non stai facendo giù! Io me ne vado, me ne vado! Zitta, che porno sentire compagna mia! Schifosa! Schifosa, che la schifosa! Ma qui c'è là? Ma mi da roba! Schifosa, schifosa, ma scalzona! Ma qui c'è là? Con mogliere, ma... No, ma che c'è?
Mi fai corna, mi fa. Ma che cucina? Con Don Alfonso, mo stanno palazzo, sotto palazzetto in mezzo. Ma chi t'ha detto? Alfonso, chi lo piazza e carogna, mi ha fatto una gomma issa, chi mi ha detto? Chi t'ha detto? Lo stricaro, mi ha detto, lo stricaro. Ma tu prima metti certe cose mie, se ti ha certa buona ci vanno e prova. Giusto, ma che prova? Metti certe cose mie. Prova. Secondo te, perché è venuto sotto palazzetto in mezzo? Non potevano parlare accannanza a me. Sì, non era una cosa illecita, non si rievano là, parlavano innanzi a me. Ma ho poi mai fatto sotto palazzo? Hai capito, sono innanzi a me. Aspetta, aspetta, che l'ha detto che gli aveva pigliato il palazzo? Mo che bene, voglio avere si accattato. Perdina, siete? Accattato o pane? Non ancora, ma carotto. Schifosa. Uè! Schifosa! Ferdinando! T'ha già visto, t'ha già visto! Ma l'hai visto? Cotto palazzo e l'imbette con l'amico tuo! L'amico mio, ma che stai dicendo? E può fare sotto a lui, che può fare sotto ma a lui! Ferdinando, ma che si sciuto mazzo! Dice che non c'è vera, ma è sveca! Ma che stai dicendo, Ferdinando? Ma che già dice, niente, niente, sotto palazzo e l'imbette, ma un po'. Ma che so? Ma che niente, niente! Che hai avuto sotto palazzo e ripeto con Don Alfonso, perché? Comunque da pozzona, circa da pozzona, mi sono chiuso sotto palazzo perché Don Alfonso è stato così gentile e ci prestò 45 lire per via la citazione del padrone di casa e mi stai venendo a mia zavi. E siccome mi metti scorne e mi fa guardare lo stricaro, io ho giunto questo sotto palazzo. E tu con 45 lire ti fai buttare sotto palazzo e ripeto? Traviata! 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 Che stanno facendo? Ma che state facendo? Che state facendo? Che traviata? La traviata? Io non l'avevo con voi, l'avevo con moglie, ma che stai? È la musica tua, Giuseppe Verdi, aspetta per mamma, tagli! Sta mamma, da mamma, ma pensa a su, no, pensa ma chi ti ha detto sto fa? Chi mi ha detto? Chi te nell'occhio? Sei stato tu! Ma quando ma tu stai pensando? Non sto dire, ma quando solo tu potevi essere! Ma quando ma chi ti ha fatto ammazzare? È finita, è finita! Non torno più a casa, eppure con voi altri è finita. Trovate un altro chitarrista perché io non faccio parte più della vostra orchestrina. E no, non mi ritiro a casa. Ma vai, non vai solo tu! Solo, solo, con mano pazza, con mano pazza! Che poi è finita, davanti sotto tram! Ma stavolta non trovo a me casalto, stavolta muoio! Meglio morto che corruto! Pensa su no, è così è già detto, così sono alla parte, a voi tu suonata un'altra parte, suonata. Ma tu vedi che le capo un vino, ma tu sei il fratello. Ehi, io sono un si può fare mica la frente, ma c'è una, sa capitano? Vattene, oh, vattene, vattene, stasera non mi ardì. E dove vai? Ah, sbariando, va, da dove va? Vattene, ah, te l'ha capito? Visto, solo, mannaggia la miseria. Che hai visto? Che hai già visto? Che hai già visto? Hai visto? Vigliacca, mascalzone, vigliacca, dice chi non ci vede, ma stavolta t'ha già visto. Ma tu t'hai fissato? Ma parla sempre! Da da no! Chi si può passare qua il sabatino? Ma se non mi la cacca, mi faccio un mio figlio, o da paro! E me ne va che ne so! Astriche! Mappole! Taratufe! Cozze! Gli ha pagato sopra la pacca! Chi sei qui di stamattina? Allora dillo perché mi ha detto? Per mi sfruguli a me? No, non per sfruguli a te, per sfruguli a me! Ma chi le portasse che hai detto ingenuamente così? Ferdinando, ma dimmi una cosa, ma vogliere, ma quanto tempo ne soffre questa malattia? Ma che ne sacci, chi ha visto mai niente? Ah, da volta non ne ha visto niente? Chi è? Mai sentito? Chi ha saputo? Chi è intiso? E allora? Sì. E tu aiuto? Ma dove è andata? Dove è andata? Chi? Muglierbo. Ma perché sta ancora qua? Dove è andata? E io che ne so, c'ha ragione. Silenzio, aspetta. Chi forse ha ritrovato sotto palazzo e rimbetto?
E mo non ci sta neanche lo stricare per domandare. Mi dispiace per voi, eh? Usaccio, l'hanno affogato già fa. Ma da passare sto momento. E che già fa, e finite male, a 50 lire che mi ha prestato io. E tu come fai? Sono verissimo. E come sono verissimo? E che già fa, finimo a da passare, sto momento di gelosia. Io usaccio, che disimpressione, non è colpa sua. Pensate che ieri sera, mi stavi in duscio, stavi chiamando la vasca. E bella buona che del Luccavo, schifosa, schifosa, chi non stai vasando in tua scura? Toto, Toto, stai ancora qua. Ma chi? E tutti e due, io sento parlare tutti e due. Ma tu stai chiamando la vada? Si stanno vasando. Si stanno vasando. Gesù, mia famiglia. Va buona, ah, si è fatta notte, amo cenni. Non vengo. Nata voto, mo, fatti te, nata voto. Ta fornute, va sa, ta fornute, va sa. Ma chi? Mo pure avanti. Ma rotola, non far fuori, ci tengo che mi stavo condannando appunto fatrava. Mi stavo condannando fatrava. Iatevin, io non faccio parte più della vostra orchestra. Vai solo tu, Ferdinando. Perché prima conosco te, tu stavi solo. Stavi sotto tram. E non c'è tu che mi salvaste. Però stavolta troverò qualcuno che mi salverà. E vabbè, io non ho fatto nulla da retta. Si è fatto tardi, più bagnia a casa. Te, Giritto, che non venga a casa. Siamo geniali. Siamo geniali. Vieni. E mi fa strada qua. Ad venne, se no ho tommazzato la scegata, hai capito? No, e calmia! Ferdinando, ma tu calmano! Lasciatemi sola, abbandonatemi sola! Lasciatemi sola, ma sta sto momento! Con la mia solitudine! Ferdinando! Ad venne, lasciatemi sola! Andiamoci, mia! Il mona da passare! Signori, la musica dei ciechi, signori, fate la carità al povero cieco. Nanni, e tu stai? Vieni qua, tu stai? Nanni, mamma, mamma, tu stai? Ferdinando, sto qua. Ma perché? Perché ha fatto questo, Ferdinando? Ha perduto un posto sicuro per colpa sta maledetta gelosia. Oh, saggio, tu fai così? Perché? Perché non ci vive? Perché non mi hai mai visto? Ma sì, mi hai vista. Non si arrista così geloso. Ferdinando, io sono brutto. Nanni, me l'hai trattato malamente assai a Don Alfonso. Assai, Ferdinando. Che lui bravo uomo non aveva avuto considerazione per noi. Ci prestava pure 45 lire per papà uso nei casi. Ma io sento suona. Ero stanno suonando, Nanni? Sono loro, Ferdinando. Stanno suonando a Bascialò del Vesuvio. Ah, vero? Nanni,
Ma secondo te viglierà una davota donna al forno? Come, Ferdinà, come da Giaritti che l'ha tanto un bravo uomo? Nanni, perdonami, Nanni, io non ci vedo, si dai essa visto, non c'è serata tanta importanza, me l'hanno venuta a dicere, io cieco, vedo sempre cose in altra maniera. Nanni, secondo te mi piglierà una davota donna al forno? Sì, mi senti una gomma, andiamo un genio, accompagnami, andiamo pure lui a baciarlo per Gesù, andiamo per Gesù, o capra a casa, o succerire, perché ti dà carretta la famiglia. E figli a sera fanno una quadriglia, un applauso appena sono campanile. Chi ha coppa seggio vuol dire cappiello, chi ho leva giac, e stom son guniglia, non sa pa' chi va sa, nulla se piglia, a divente purisse guagli un giel. E questa scena, presto fa scurtà, cade una maglia sotto che è spugnata. Uè, a divente che sa da cagnà! E poi, tutta attorno a tavola in castiello, e quando la caccavella è scomigliata, a pizze e orecchie, puro cacciutiello. A mamma è nata cosa, a mamma è nata cosa, e io c'era via, l'asta da casa, sociale, l'armonia, e che la comanda la compagnia, stancavo capo in casa e non capire. Sempre un uccello, abbada mille cose, fa Maria, e se non sbatte per la malattia, basciando sempre il lago con l'occhio, a chi lo punta, a chi la cena storta, a chi lo asa, a chi l'avvertimento, e se capisce la mamma quando è morta, quando non ci sta giusta, c'è un cianduro, capare che la gira ogni momento, e dopo non è venuta da perdono. Thank you.
passi per lì. Stretta mano, ma se frighi. Come gusta di sciapizzi. Che te sfrighi da qui. Come a tanta pirani. Stanno ci lasci da qui. Fino a quando non scavi. E che per un bel scudì. Ora l'orgio mo capisca. Perché io cerco e non lo trovo. Steva a bisogno di un prince. C'è rimasto solo io. Odio vite. Passati la villa vado caglia vado per vado caglia vado per quella mia che sarà un brescogni assustato la settore che sarà la tutta vinta ho fatto gli occhi correggio ho pizza ma la striglia rattacca che fanno rigari quanto è bello fatti l'occhio proprio gustati c'ha pizza poi ti se ne vogliamo giù di sfrenaggio da pizza quanto sordo fino a piedi ho fatto tanta pizza pizza te ne scinna scizza scizza fino a quando non c'ha pizza che sarà un brescogni. Mangiate poco, troppo bene, amore va bene, la parola è scotto, c'è la pizza, c'è la pizza, conciati, e la pizza, 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 bella, bella mamma, rogar, me ne può fare, non mi faccio fatica, è bella paparella, accattatemi via, c'è due, due, cinque, lui, nato, pianto, non sarò, cellina americana, grana papà spiena ma ci sono pensato di ne chi sto capito papà c'è chi gnacchi da buttare oh si manna sta fria oh ma non è scarna fu ma non è scarna fai oh ma tanta vita pizza te la scinna pizza pizza fino a quando non sta pizza che sta rompere scugni. Bene, passiamo ai ringraziamenti, ringraziamo l'Ente Teatro che ha ospitato il nostro spettacolo nella sua rassegna, il nostro tecnico audio e luce Ernesto Serpico, l'associazione La Risposta per il servizio di sala, la truccatrice, la butta fuori, non so se stanno ancora qui, il maestro Antonio Guida per la sua disponibilità a sostenerci, a guidarci sempre con tanta pazienza e grande professionalità. Maestro, voi vorremmo sul palco, ma la scala è occupata, non so come possiamo. Se ce la fate a saltare, bene. Se l'avete visto, la applaudiamo ancora una volta. E lui, l'artefice, senza di lui certe cose non si possono fare. Un ringraziamento particolare, un applauso lo facciamo noi a voi, il pubblico che è sempre presente, numeroso, pronto ad applaudirci, che dimostra il suo affetto per noi anche questa sera, penso, no? Vi siete divertiti, avete apprezzato il nostro spettacolo. Grazie. Prima di salutarci, un pensiero affettuoso e doveroso va ad un caro amico che da poco ci ha lasciati, uno che molti hanno avuto modo di apprezzare in questo teatro in tante interpretazioni indimenticabili. Ricordiamo proprio alcune di Viviani, la trilogia di Viviani fatta qui 10 anni fa, o Guappe Cartone, Putiferio, l'ultimo scugnizio. Uno che è stato un socio fondatore del gruppo 70, uno che ci ha arricchiti con la sua bontà e simpatia, con la sua vivacità e intelligenza, uno che ci lascia nel cuore un profondo vuoto per il sacro culto dell'amicizia, Alfonso Catanese. Noi giovani del gruppo I Teatranti volevamo ovviamente associarci alle parole del preside per il caro Alfonso Catanese e soprattutto sottolineare la simbiosi e l'unione che si è venuta a creare con quello che è considerato il gruppo storico della tradizione teatrale qui a Scisciano, il gruppo 70. Grazie a loro noi siamo giovani, siamo abituati a fare un teatro più brioso, non un teatro d'autore come quello di Viviani. Grazie al gruppo 70 abbiamo creato insieme questa nuova realtà teatrale e sintomo che le due generazioni comunque non si oppongono ma continuano insieme nella stessa passione che persone come Alfonso Catanese hanno fortemente radicato nel nostro territorio e quindi anche a lui dobbiamo l'amore per il teatro che c'è qui a Scisciano. Grazie e grazie a tutti. Che stia rumbo
Noi abbiamo cominciato nel 2003-2005, quando è stato inaugurato questo teatro, con tre capolavori di Viviani, l'ultimo Scutiz, Putiferio e Wappe Cartoon. Poi abbiamo già voluto ricordare Viviani e raccontare un po' tutte le sue opere con dei pezzi scelti da noi. Bello, ciao! È finito. Abbiamo fatto il botto, si è sentito? È per lui, serve qualcosa, serve qualcosa di speech. Un mese e mezzo. Un galle dritto. Molto? Grazie, grazie. È molto. È una cosa positiva. Molto. Sì, grazie a Matti, altezza, non c'è male. Vieni a prendere il re, prende sempre il re, infatti guarda Filippo, guarda quanto è bello. Ah, sono troppo bello. Un bello guaglione vicino. Grazie, sangue da sempre. Mi hai fatto arrangiare prima, perché dovevo salutare delle persone molto importanti. Ti sei messo in mezzo. Ma tu sei una comparsa. Dire le cose che... Felice per essere stata la prima volta insieme a questi amici. È stato un onore e un orgoglio recitare insieme a loro, che sono esperti e sono bravi. Guappo, qui. Ricordo. Scarazzefalucchia. Dico semplicemente che con la mia età lavorare e divertirmi con questi ragazzi è motivo d'orgoglio per continuare io per me stesso ma anche per loro. È stata una bella esperienza, un bel ritorno per me al teatro. Sono contento di questo. Uè, salve, non mi credevo, ma pure quest'anno abbiamo sguarrato, come si usa dire, la ringrazio. In che senso cosa strana? Pusce, non si prevenì. Siamo emozionatissimi, ce l'abbiamo fatta al di là di ogni aspettativa, quest'anno ce l'abbiamo messa tutta per non fare figuracce e speriamo di esserci riusciti, vero Brigida? Vero, lo confermo. Salve, siamo andati benissimo, abbiamo spaccato come sempre, ormai il nostro nome è una garanzia. E come sempre abbiamo dato sempre il nostro apporto, sicuramente secondo me è andato bene. Ma cosa ci dice? Come si suol dire, è come che sembra si sognano, guaiù, l'abbiamo scassata ancora una volta. Ok. Ecco, questa è quella mia figliola, che questa ha fatto il debutto artistico quest'anno. Dice passare, dice saluto a tutto quanto. Ciao. Come ti chiami? Sì, mi sono divertita e mi chiamo Chiara. Ecco se ti piace. Poi sta pure la piccolina, già non la vedo più. Buonasera. Dovete intervistare prima me. Io ho già usato. Dite lei. Dito io. Dite voi. Io sono abituato a dire dopo che hanno detto. No, io ho detto il suo tempo, niente. A parte piacere, sembra che sia andata bene, il pubblico si è divertito. Questo è l'importante. Ci fa piacere sicuramente. Grazie. Ciao bambolina, ti sei divertita? Ciao. Sì. Maria, dai, salutati. Sì, Saverio, io stasera sono stato di chitarra. Io ho chitarrato e loro hanno cantato. Tutto a poco, anche ok, alla grande. Grazie, Saverio. Che siamo un po' più quartiere. Tutta Napoli faccio parlare. Buona serata a tutti. Bravo con Steppe Ciappiz. Come tanta pienizza, c'è una scimmia spizza schizza fino a quando non scapizza che si arruba le scugnizze. Ehi! Oggi che! Il sacco! C'era un mazzo appaiato di cap! Non ti sapete dire come mai! Ma non ti sarà di noi in sacca calda! Tu la mi ritene chi? Sacco al mai se fai! Se fai tutto la sé! Non come che ti rubi! A tutta di chi? Già rubi! Ah! Il sacco!